Si ricorda che io le dissi il lunedì che fondamentalmente non erano dei supereroi, erano persone normali. Ho un po' rivisto la mia posizione, perché in questo mondo strano, curioso, dove io mi ci metto per primo, come persona strana e curiosa, loro evidentemente erano un po' diversi. E però ce ne rendiamo conto forse più adesso di quando erano in vita. Ma come loro ce ne sono tanti altri, però erano persone eccezionali. Carlo e Gabriella Spini da anni si dedicavano a progetti per le popolazioni dell'Africa. Lo scorso 10 marzo si trovavano sul Boeing 737 precipitato in Etiopia. Oggi, a mesi di distanza da quel drammatico schianto aereo, è stato il giorno dell'ultimo saluto alla coppia di coniugi Biturgenzi. Un momento anche di gioia, di serenità, perché si chiude un altro piccolo cerchio e quindi un altro pezzo del puzzle torna a posto e quindi bene così. I funerali sono stati celebrati nella cattedrale di San Sepolcro a 7 mesi di distanza dalla tragedia di Addis Abeba. Abbiamo sempre sentito la comunità di San Sepolcro, ma non solo, tutti gli amici, le persone che li conoscevano, sempre molto presenti. E sono stati molto rispettosi in questi 7 mesi, hanno rispettato il nostro silenzio qualche volta, le nostre posizioni, quindi non posso che dire grazie a tutti, nessuno escluso, soprattutto anche a, se posso, alle istituzioni rappresentate dalla Farnesina. Sono stati veramente persone estremamente rispettose anche loro del nostro dolore, e quasi una famiglia parallela sono stati in questi 7 mesi. Lo schianto era costato la vita a 157 persone, l'aereo precipitò 7 minuti dopo il decollo. Noi siamo stati tra i primi a chiedere che venga fuori questa verità. In realtà sta venendo fuori, è abbastanza palese, quindi non sono morti per l'Africa, sono morti perché l'aereo aveva un problema. Io personalmente non riesco a provare rabbia, comunque non riesco a provare rabbia. Però è anche giusto che chi ha sbagliato, chi ha fatto degli errori, a questo punto paghi, o comunque non si limita a chiedere scusa, ma dire: potevamo fare qualcosa di più. Carlo e la moglie quel giorno si stavano recando in Africa per lavorare come volontari. Adesso l'ospedale di Giuba, realizzato dall'associazione Africa 3000, di cui Carlo era presidente, sarà intitolato alla coppia. Carlo aveva veramente una predisposizione per il popolo africano, sentiva fortemente questo bisogno di aiutare chi stava peggio di lui, e Gabriella sicuramente condivideva con lui questa grande passione.